Ciao amici, eccoci tornati in studio con Incontri nel Blu. In questo nuovo appuntamento parleremo di un mare temperato. Abbiamo già parlato di mare tropicale, in modo particolare del Mar Rosso. Questa sera parleremo di un mare temperato e prendiamo ad esempio il Mar Mediterraneo, che è il mare più importante anche dal punto di vista storico. Allora andiamoci a godere insieme le immagini e ci rivediamo in studio fra poco. Ogni tratto dell'immenso liquido blu ha contribuito alla conoscenza tra popoli e luoghi del nostro pianeta. Il Mar Mediterraneo è di certo quello che ha permesso più di ogni altro lo sviluppo di tre continenti, mantenendoli uniti con le sue acque. In questo fervido bacino sono cresciute grandi civiltà come l'attuale Europa, l'Asia e l'Africa. Civiltà che hanno lasciato un segno indelebile anche nella più recente storia dell'umanità. Il suo nome probabilmente deriva proprio dal fatto che si trova in mezzo a questi tre grandi spazi planetari. Dalle sue sponde nacque il più grande impero mai esistito, l'Impero Romano. Molti dei paesi bagnati dalle acque del Mediterraneo furono conquistati dalla potente organizzazione romana che si avvaleva, oltre che di milizie ben addestrate, anche di una grande capacità di navigazione. Quello che veniva chiamato Mare Nostrum può essere considerato un gigantesco lago che ha solo due contatti con l'oceano. Il mitico stretto di Gibilterra, che si apre sull'Atlantico con una larghezza di 14 km, e l'altrettanto famigerato canale di Suez, che dal Mar Rosso, attraverso lo stretto di Gibuti, si riversa nell'Oceano Indiano. Il Mediterraneo ha una formazione allungata che si estende da ovest a est con una superficie di circa 3 milioni di chilometri quadrati. Le sue acque sono temperate, ma nelle stagioni estive raggiungono temperature che in superficie rendono piacevoli le molte attività acquatiche che si svolgono sulle sue coste. Sul fondo, mediamente, la temperatura rimane di 13 gradi, rendendo necessaria un'attrezzatura adeguata per i subacquei che vogliono visitarlo in immersione. Le caratteristiche ambientali, proprio per le temperature più basse, sono diverse, ma straordinariamente belle e cariche di fascino come quelle tropicali. Sia la flora che la fauna nel Mediterraneo sono caratterizzati da una grande varietà di specie. Ciò è dovuto dalle sue acque più fredde che raramente scendono al di sotto dei 13 gradi. Un importante contributo allo sviluppo dell'habitat, oltre alla accentuata salinità, è dato dalla numerosa presenza di fondali rocciosi che creano i giusti presupposti per la vita di molte specie. Per
prima di farvi immergere insieme a noi alla ricerca di qualche bel esemplare, anche in questo appuntamento vogliamo darvi un breve ripasso per chi è già subacqueo e invece alcune basilari nozioni per chi si affaccia per la prima volta al mondo sommerso. Allora amici, anche in questo appuntamento vi daremo alcune informazioni, potremmo considerarle didattiche, ma soprattutto informazioni per chi vuole intraprendere l'attività subacquea o comunque vuole avvicinarsi al mare in modo più concreto, e vi daremo alcune informazioni sulle attrezzature necessarie per scendere subacquea. Quindi andiamo a vederle insieme e ve le potrò descrivere con più attenzione. Queste sono le mute semistagne, sono diciamo semiprofessionali anche dallo stesso nome, ma sono mute molto pratiche, hanno una chiusura lampo ermetica che le rende abbastanza ermetiche sulle spalle e impediscono il passaggio dell'acqua continuo, l'acqua entra un minimo quantitativo inizialmente e poi rimane sul corpo riscaldandoci e lasciandoci più tempo per fare la nostra immersione. Qui abbiamo le mute stagne che ci permettono di immergerci senza bagnarci minimamente. È evidente che vengono utilizzate da subacquei molto esperti o comunque subacquei professionisti, quindi per utilizzo per lavoro subacqueo. E sono mezzi di lavoro e mezzi anche di comfort per chi fa immersioni molto profonde, soprattutto immersioni tecniche, e quindi comunque dedicate a persone di grande esperienza. Ovviamente per accedere a questo utilizzo è necessario comunque un corso. Bene, passiamo adesso a vedere un altro strumento molto importante. Abbiamo un'altra cosa molto utile per avere sicurezza in acqua ed avere tutte le informazioni che ci occorrono per fare una nostra immersione nella totale sicurezza. Uno strumento appunto che ci dà la profondità, ci dà i tempi di immersione, ci dà anche e soprattutto i tempi di decompressione, cioè ci dice quando e come risalire in superficie. Quindi elemento indispensabile direi. Ecco, qui invece abbiamo il reparto dedicato ai giubbetti equilibratori idrostatici. È uno degli elementi indispensabili per un'immersione corretta e soprattutto necessario questo strumento proprio per mantenersi in equilibrio durante l'immersione. Che significa? Significa innanzitutto consumare meno aria e soprattutto proteggere i fondali. E qui abbiamo le maschere, come vedete ne abbiamo molti tipi che ci permettono di scegliere la maschera più adatta al nostro volto. Questa è una scelta molto importante perché ci permette di fare immersione in tranquillità senza avere acqua che entra all'interno della maschera, creandoci notevoli fastidi durante l'immersione. Quindi insieme alla maschera abbiamo l'aereatore e le pinne, che sono comunque l'elemento base, noi esperti subacquei lo chiamiamo il pacchetto, pinne, maschera e boccaglio, che sono l'elemento base per scendere sott'acqua. Vi abbiamo mostrato, ringraziando il negozio Thalassa Sport, vi abbiamo mostrato l'attrezzatura necessaria per scendere sott'acqua, soprattutto in mar Mediterraneo, quindi nei mari temperati, un pochino più freddi rispetto a quelli tropicali. E quindi vi abbiamo mostrato l'attrezzatura e che grazie appunto alla bellissima esposizione che c'è in questo negozio, che abbiamo trovato in questo negozio, vi abbiamo potuto dare delle indicazioni che secondo me vi possono essere molto utili. Quindi ringraziamo Luciano Quaranta, che è il direttore
del negozio che ci ha ospitato, e allora torniamo in studio a vedere le nostre immagini. Bene, allora indossata la nostra cintura di zavorra che ci rimetterà in equilibrio soprattutto nei primi metri, guardiamo avanti a noi e con una mano sulla maschera saltiamo nel blu per scrutare le caratteristiche di questo nostro mare più temperato ma pieno di sorprese e segreti storici. Appena scesi sul fondo ci troviamo ad attraversare una vera e propria prateria di posidonie dove pascola tranquillamente un folto branco di magnifiche salpe. Lo sfavillare dei colori esaltati dai nostri fari è uno spettacolo che accende il nostro interesse. Una immensa distesa di forme coralline e paramonicee, più comunemente chiamate gorgonie rosse, scorre davanti ai nostri occhi, lasciandoci esterrefatti per la sua bellezza. Seguendo le indicazioni dei sub del posto, scendiamo verso la base della parete dove incontriamo una prosperosa e fitta colonia del prezioso corallo rosso. In questo mare il corallo vive a maggiori profondità perché predilige temperature basse e generalmente battute dalle correnti. Sul fondo roccioso una cernia ci attende osservandoci incuriosita dalle nostre bolle. Esemplari di questa specie sono purtroppo in continua diminuzione perché è l'ambita preda di ogni genere di pescatore, dall'apneista al pescatore con la canna. Possiamo affermare la stessa cosa anche per le aragoste, che vanno spostandosi sempre più in profondità alla ricerca di luoghi inaccessibili per difendersi dai continui attacchi che subiscono. Un bronco ci osserva timoroso, ma il desiderio di capire chi siamo lo fa sporgere dalla sua tana. Sott'acqua il tempo scorre veloce e il desiderio di continuare a scoprire altre creature che vivono nel Mare Nostrum è veramente forte. Continueremo il nostro studio con la speranza di alzare il livello di sensibilità delle persone per rendere possibile una difesa più efficace delle specie in difficoltà di riproduzione. Solo conoscendo e facendo conoscere i segreti della vita del mare, riusciremo a salvaguardare questo immenso patrimonio che ci è stato regalato dalla natura. Eccoci tornati in studio dopo aver visto queste meravigliose e affascinanti immagini.
Allora amici, con queste immagini termina anche questo nuovo appuntamento e ci vedremo la prossima volta con un argomento estremamente interessante, lo sviluppo delle attività subacquee e l'importanza che hanno avuto per lo studio nel mare, sopra e sotto l'acqua. Allora amici, ricordatevi, incontri nel blu in questo studio la prossima volta. Ciao!